Allora Claudia, benvenuta. In realtà noi siamo benvenute perché tu qui sei di casa. Siamo venute a trovarti a casa tua. Grazie, grazie mille. Dove siamo? Siamo in Umbria, al castello di Montignano, vicino Todi. Che cosa fai tu qua? Io organizzo matrimoni, faccio sia la wedding planner che la event designer, realizzando poi il progetto di design, allestimento floreale e quello che è poi il visual del matrimonio. Da quant'è che fai? 10 anni. 10 anni, quindi hai un pochino di esperienza. Tanta esperienza. Avrai un sacco di aneddoti da raccontarci. Assolutamente, tantissimi. Infatti sto scrivendo anche un libro. Ah, ottimo. Come sì. Lo intitolerai? Si chiama Surfing the Bride. Ah. Surfando la sposa. Mi sembra un ottimo titolo. Sì. Tu hai cominciato facendo una cosa diversa. Sì, prima ero stilista. In realtà sono laureata in scienze politiche, ma poi mi sono subito spostata nel mondo del design e quindi nel design, nell'immagine, nella moda, e poi un po' è venuto la naturale conseguenza, è stata poi quella di dedicare poi all'organizzazione del matrimonio. Ci porti quindi a fare un giro del castello. In realtà è stata un po' la naturale evoluzione del mio lavoro e soprattutto dopo che avevo organizzato il mio grande matrimonio 10 anni fa mi consacrai poi definitivamente al wedding planning. Quindi è stato questo, cioè, che di wedding planner lo diventa e chi lo nasce io lo nacqui. Esatto. Era la mia professione questa, chiamata per vocazione e per missione a questa professione. Piace tantissimo il lavoro che adoro, metto insieme le mie competenze dal punto di vista organizzativo e la mia creatività, quindi il design. In più è una grandissima scuola di vita, perché una volta che hai imparato a gestire la sposa, il matrimonio, tutto il resto è in discesa, non è più facile. Mi immagino. Wedding designer, sì. Wedding planner, però hai anche una famiglia. Mamma. Esatto, anche mamma. Di sì. Due figli. Di due figli. 8 e 7 anni, nati molto vicini, anche perché mi piaceva l'idea che crescessero insieme. Come riesci a gestire, se riesci, il lavoro e la famiglia? E poi se ti hanno insegnato qualcosa la vita a casa che poi sei riuscita a trasferire al lavoro e viceversa anche. Siamo oneste su questa cosa, non ci riesco. Quando lavoro mi sento in colpa perché un po' li trascuro, quando sto con loro mi sento stressata perché accumulo il lavoro. Alla fine ho capito che era un discorso di gestione del senso di colpa, quindi sto cercando di lavorare sul fatto di non eliminarlo, non sentirlo. Ovviamente sì. Il mio lavoro è molto, diciamo, il fatto di essere mamma, sono entrambe la gestione mi hanno insegnato la gestione dell'imprevisto. Mio figlio, soprattutto il maschio, ma anche la femmina, i bambini fanno cose che non ti aspetti, alle quali non sei preparata. Il mio lavoro è gestione del spesso dello stress. Dello stress e dell'imprevisto, assolutamente sì. Il valore aggiunto pensi possa dare il fatto di essere donna nell'approcciarti al lavoro? Io ho visto che voi, la maggior parte delle persone che lavorano con te sono donne, e in genere, diciamo, la fama è quella che tante donne non riescano in realtà a lavorare insieme, mentre invece tu mi dicevi che, insomma, il valore in più può essere proprio trasferire l'essere donna nel lavoro che si fa. Ho imparato che nel tempo a rendere femminile il modo di lavorare, quindi a non adeguarmi agli standard maschili di lavoro, e questo secondo me è una cosa che dobbiamo tenere sempre presente, di non adeguare il nostro modo di lavorare allo standard lavorativo maschile, ma di farlo nostro, di tingere un po' più il mondo dei nostri colori, quindi intendo sia dal punto di vista creativo, perché la donna lavora di più spesso con il pensiero laterale e creativo, e anche come gestione del tempo, perché noi abbiamo anche una missione che è quella di crescere i nostri figli, la nostra famiglia, ma anche dedicarci a noi stesse. E, quindi
Quindi sì, viva il modo femminile di gestire il lavoro. Quanto è difficile la gestione anche come tempi? Perché tu quanti matrimoni fai all'anno? Adesso ho un po' ridotto, però fino all'anno scorso più di 40, quindi... Ecco, l'anno. E quindi è chiaro che i momenti... uno si occupa della felicità degli altri, poi magari... viene meno la propria. Esatto. Sì, a forza di occuparsi dei matrimoni degli altri, il proprio matrimonio viene trascurato. Sì, questo sì, è successo anche nella mia vita, nello specifico, quindi sono... Nel far felice gli altri che si amavano, in realtà, ecco, mentre realizzavo il matrimonio degli altri, il mio soffriva. Quindi sì, ho imparato a recuperare anche un po' di spazi per la famiglia, perché sono importanti, perché facendo questo lavoro rinunci ai weekend in famiglia, e invece sono anche quelli, spesso sono momenti invece molto importanti anche per la coppia e per la famiglia stessa, e quindi in questo ho trovato, ecco, in questo un maggiore equilibrio tra la vita personale e la vita professionale.